gara, come abbiamo detto, delle senior e delle junior. Per Gago non si interrompe mai il lavoro di una partenza, si prende un attimo il minuto necessario e poi torna in protocollare. Tanto. Cioè, la mia esperienza è questa. Cioè, lui, non capisco, sono delle regole comportamentali. È lo stesso. Erano 118 iscritti. Sì, sì, perché avevo un elenco di 119, ma tranquilla, apposta. Sì. Ciao V, ciao, sì. Abbiamo Zapparoli Andrea della Virtus Emicida di Bologna. A seguire abbiamo Camporesi Mattia dell'Edera di Forlì. Poi abbiamo il numero 103 Marijuane Abdelaibi della Atletica Estense e quindicesimo Ceccarelli Mattia della Romagna Running. Signori, buongiorno. Grazie della presenza e quindi riprendiamo la cronaca della gara. Della seconda gara di giornata. Grazie Cocchi, ancora di nuovo, poi ovviamente andremo a creare un... Intanto è Daniela Paterlini che prende subito il comando delle operazioni. La tetra di Rubiera si corre da 1 minuto e 50 secondi. Siamo nel primo dei tre giri del percorso. Ricordiamo, la gara ricalca le caratteristiche della prova precedente, dominata da Matteo Villani. Ecco, ricordiamo che sta arrivando un altro atleta della prova precedente, lo dico a beneficio dei giudici e del gruppo che sta ovviamente disegnando, sono i colori della Pico Runner di Mirandola. E qui si chiude la gara di nome di fatto, questo per dare ovviamente indicazioni all'intero apparato quando la prova a questo punto perde un attimino la sua concentrazione nell'area di partenza per pilotarla e allungarla verso la zona ovest del tracciato con Daniela Paterlini al comando. Io sono... Là il maneggio coperto 10 minuti. Ok, mi raccomando. Se mi cercano, sì, sì. Ti cerco là. Okay. Maneggio coperto dove c'è. Ci ricordo ancora che i pulmini in navetta sono collocati per quello che riguarda il dai e vai verso Iano, teatro degli spogliatoi, docce, a cui potranno far riferimento i protagonisti al termine della gara. I pulmini vanno e vengono e sono collocati come riferimento a ridosso della Croce Rossa come postazione sanitaria. Ecco, questo è un invito che vale per coloro i quali stanno ovviamente vivendo il pre-gara, dove il freddo pungente e l'umidità forse potrebbe dire necessità di chiedere aiuto ai sanitari del Comitato di Scandiano. Siamo appunto al circolo ippico Lo Stradello, il Comune di Scandiano a supportare un evento che qui assume una valenza e un prestigio che dopo i 500 protagonisti di ieri pomeriggio, dove il sole è stato il grande alleato, nel frattempo Paolo Manelli ci dice sta arrivando quest'ultimo, gettonatissimo come vorremmo sempre. Sono in gara, ricordo, sui 4.030 metri, sono andati 3 minuti e 32 secondi di gara, il cross court donne, prova che vede in gara anche la ribalta junior con 18 protagoniste. Capeggiano questa ribalta, tra l'altro occhi puntati su Francesca Cocchi, che dopo l'argento degli italiani di mezza maratona di Cremona e i progressi su strada palesati a dicembre, vuole la riconferma, lei che ha un passato e ci auguriamo anche forse un ritorno nel pianeta marcia, ricordiamo i mondiali giovanili di Bressanone in Alto Adige. E intanto ricompare la sua vicina di casa Daniela Paterlini che comanda l'azione nella ribalta femminile, la rubiarese che col freddo ha sempre litigato ma si è scaldata a dovere per dominare e soprattutto per prendere per mano la gara, che sembra a questo punto essere capitanata ancora una volta dall'atleta di Rubiera. Lei che predilige le corse su strada, anche non quelle vicino a casa, si conferma e ora cambia un attimino il copione delle antagoniste. Intanto Laura Ricci, che dopo i fasti di fine anno tra maratone e corse su strada, dopo aver vinto a Crevalcore nella prima prova del nuovo anno, intanto l'incedere con Anna Spagnoli ad inseguire, la romagnola in grande condizione, la portacolore della Romagna Running, la grande antagonista dell'atleta di Rubiera, quindi Paterlini, Anna Spagnoli, Laura Ricci con
Francesca Cocchi che va a rappresentare la forza del panorama junior con la corazzata Molificio Modenese ad inseguire. Sta ritrovando il ritmo giusto anche Fiorenza Pierli. Occhi puntati anche per Alessandra Avanzi, la ferrarese portacolori dell'Atletica Estense di Ferrara. L'eterna Silvia Maietti nel plotone delle inseguitrici con Claudia Petri. Lei la Burghiba. Buon lavoro, forse buona visione, la premiata ditta su Terra Iori, ma questa è un'altra storia. Ecco. Siamo nel corso della seconda gara, vediamo tra le protagoniste di seguire anche Giulia Bellini, che ha vissuto ovviamente l'emozione della gara precedente. Intanto là davanti l'azione disinvolta di Daniela Patelini, che ha ritrovato quel vantaggio, quella luce agonistica su Anna Spagnoli, una delle grandi protagoniste della stagione 2011, ma la sarà certamente anche quest'anno, l'atleta romagnola che ora veste la casacca del Romagna Running. Per Daniela Patelini, già protagonista nel cross a Rubiera, la ricordiamo già vincitrice, ci tiene a ben figurare. Cordini, che oggi deve fare i conti con l'assenza a causa influenza di Gloria Marconi, affida alle altre stelle della compagine in casacca gelo-verde il compito di essere protagoniste a due passi da casa. Epocale, non correre a Rubiera, ma esigenze di spazi strutturali ne impediscono il regolare svolgimento. I miracoli, il caso di Dio, degli ultimi anni nell'impianto di Via della Chiusa non sono più costruibili, quindi l'idea di unirsi agli amici di Scandiano è diventata realtà. Paterlini, Spagnoli, Ricci, Laura che ovviamente continua ad andare bene, ha finito l'anno correndo a Serravalle in terra sammarinese, una prova vinta da Laura Giordano, poi le vacanze, ritorno e vittoria a Crevalcore venerdì 6 gennaio, ma quello che conta è aver ritrovato la maratona, tornata sul podio di Reggio, 2:41:49, poco più di un mese fa, quando intanto le macchine da corsa della terza gara, parliamo degli allievi, la cui gara è prevista alle 10:45. Siamo in gara da 7 primi, 23 secondi, siamo nel cuore della prova, che vede l'egemonia di Daniela Patelini, che ora esce dal nostro campo visivo. Mentre c'è, attenzione, la rimonta di Laura Ricci su Anna Spagnoli. La sassolese guadagna vistosamente terreno al cospetto della romagnola. E questo, attenzione, perché intanto cambia il copione delle seguitrici con i colori del Molificio Modenese estremamente sgargianti. È il caso ovviamente della Casolari, che sembra aver guadagnato la quarta posizione. In leggera difficoltà appare Francesca Cocchi nel tratto ondulato che guarda verso Pratissolo. Siamo sempre in compagnia della Banca di Credito Cooperativo, Conad Supermercati, azienda agroalimentare Ferrarini, New Balance sponsor tecnico, Fast Computer, il consorzio Parmigiano Reggiano, Friuran Abbigliamento e Calzature e del Comune di Scandiano, che ha sostenuto alla grande questa iniziativa, che tra l'altro mette a contatto sul profilo organizzativo due punte, due eccellenze organizzative e che fanno dell'atletica uno dei biglietti da visita che dura ormai da tanti anni. Daniela Patelini, da sempre in forza alla Corradini di Rubiera, per l'atleta allenata da Emilio Benati, molto autodidatta in questi ultimi anni. Campestri che sono ovviamente quasi un must in questa parte di stagione, che lei ha saputo affrontare e vincere anche il freddo, che ovviamente non cerca di abbandonarci, una sorta di morsa, ma Daniela è al comando. Quello che ora dobbiamo tenere sotto stretta osservazione, quello che accade alle spalle della forte atleta di Rubiera, ovviamente la grinta messa in campo da Laura Ricci, che ora è nata ad affiancare e a superare Anna Spagnoli, ed è questa la novità che riemerge dalla coltre nebbiosa, protagonista nel tracciato a nord-ovest del medesimo. Ora è comando l'atleta di Sassuolo, targata Corradini Rubiera, per lei che ora segue i programmi di Maurizio Lorenzetti. Il secondo posto sembra materializzarsi, guadagna terreno in salita, inizia l'ultimo giro Daniela Patelini e andiamo con gli applausi, amici all'ascolto e alla visione. Decisa, determinata, mentre Laura ovviamente non ci sta, seppur che con le campestri non ci sia proprio un grande feeling, guadagna metri sulla romagnola e prende per mano la gara per quello che riguarda le inseguitrici. La qualità della prova femminile non era
era annunciata, e questo la dice lunga sul livello che la stessa va a proporre. Tanto Chiara Casolari in bello stile, vendere attenzione ai progressi già evidenti di Federica Poddesu, che diventa ancora una volta, intanto Francesca Cocchi che deve cercare di reagire, la Bertoni la precede, atleta sarda dell'Atletico 85 di Faenza, Fiorenza Pierli, Rosa Alfieri per tornare con i colori sempre della compagine di Faenza, la corazzata che andrà probabilmente a difendere anche il titolo italiano Master APC dopo il Penazze il prossimo 25 marzo in terra gardesana, bresciana, si assegna la maglia tricolore individuale di società del settore Master di corsa campestre. Intanto anche Silvia Maietti si fa valere, l'atleta di Cona. Siamo nel cuore dell'ultimo giro della gara, questa in piedi e in corsa con l'egemonia di Daniela Paterlini da quasi 11 minuti. Ultimo giro per Silvia Savorana, per Claudia Petri, per Leila Burghiba. Sono complessivamente in gara, lo ricordo, 70 atlete, o meglio iscritte, quindi questo forse che merita un approfondimento. È ora interessante l'incedere delle protagoniste che riusciamo ancora una volta a tenere sotto osservazione. Daniela Paterlini, che ora è nella parte più a sud del tracciato, ritorna nel nostro campo di osservazione. Eccola nettamente al comando per l'atleta di Rubiera, che tra l'altro spesso e volentieri s'allena anche nel vicino impianto del Torelli di Scandiano. Fare bene a Pratissolo è diventata quasi una necessità, un dovere verso gli amici di Scandiano. Intanto il secondo posto viene consolidato da Laura Ricci, che però non viene persa di vista da Anna Spagnoli, che perde contatto visivamente e non solo. Certo che Laura fa ancora valere il grande lavoro autunnale delle tante gare su strada che hanno poi proiettata la maratona, che ha significato il podio e un vistoso miglioramento dall'esordio meneghino di 8 anni or sono. Intanto anche Chiara Boschini ad inseguire, vale anche per Deborah Ferrucci della Quadella di Bologna. Gara femminile in pieno svolgimento con Rebecca Cornelli, andiamo a Piacenza nell'occasione. Costruire le campestri a metà della regione diventa anche un modo anche per contenere i disagi logistici che ovviamente in passato potevano aver pesato, ma è altrettanto vero che ora la regione Emilia-Romagna sembra più corta da Piacenza a Rimini, trovandosi in terra reggiana come oggi o modenese tra poco più di un mese al Parco Ferrari. Bene intanto la Casolari che guadagna terreno e soprattutto legittima la sua condotta di gara, mentre aumenta vistosamente sul piano il vantaggio di Laura Ricci su Anna Spagnoli. È un messaggio che ovviamente vuole essere anche la costruzione del podio femminile, che sembra ormai in cassaforte per la regina della gara, parliamo di Daniela Paterlini. Ultimo giro intanto per le altre protagoniste che sono in sofferenza, Elena Rivolti della Self Montanari Gruzza. Siamo ormai alle battute finali della seconda gara per gli amici che sono giunti ora, campionati di società di corsa campestre, mai celebrati prima a Pratissolo di Scandiano, c'è sempre una prima volta, si parte col piede giusto, se arriva il sole daremo anche più luce, più visibilità a una gara, la seconda, siamo reduci dalla prima, dalla bella vittoria di Matteo Villani sull'irriducibile Gianluca Borghesi e da un podio che si è tinto dell'Arcetano targato Fratellanza Yassine Ludini. Ma è il momento di andare al presente, a quello che sta accadendo, ultimo giro di lancette per Daniela Paterlini. Interpreta in maniera attenta, con tranquillità, lo può fare, se lo può concedere, il finale di gara che l'atleta di Rubiera, da sempre di Rubiera alla corte della Corradini, va a trovare. Intanto gli applausi in questo falso piano, molto falso e poco piano come appare da queste immagini frontali, che vanno a lasciare il segno per Daniela, che parte con il piede giusto per la stagione 2012 e porta a casa l'ennesima conferma. E va ad imporsi in maniera sontuosa in 14:39 ufficiosi. Laura Ricci dal canto suo ha costruito in rimonta, ma attenzione perché sul podio assoluto ci vanno anche le junior, e questo è un dato di fatto, ma quello che spicca è la piazza d'onore per Laura Ricci, che chiude brillantemente la doppietta per Rubiera.
Bella gara di Chiara Casolari, l'eleganza dell'atleta modenese del Molificio Cittadella. Bene, benissimo in ogni caso anche per Anna Spagnoli, su una Federica Podeso in continua ascesa, ha preso davvero la capacità di saper far bene strada e cross l'atleta sarda. E poi torniamo con la scuola pavullese di Francesca Bertoni, consegnata al Molificio modenese. Fiorenza Pierli, Francesca Cocchi, la nonantolana sulla Rubiarese, che conosce la prima campestre stagionale, poi Rosa Alfieri per tornare con i colori di Faenza, anche se lei in terra reggiana ha messo cuore, lavoro e fatica e soprattutto il presente. Siamo in gara con il panorama femminile che va a trovare la ferraresa Alessandra Avanzi sulla più esperta compagna di squadra e conterranea Silvia Maietti. È quel momento di andare a Parma con Erika Padova, i colori del Cus Parma. E nell'occasione torniamo con la conclusione di Francesca Giacobazzi, altra protagonista alla corte di Gianni Ferraguti. Torniamo in Romagna con i colori della Romagna Running, con Claudia Testi. La Claudia Testi, Gloria Rubuschi. È il momento ancora di Silvia Savorana, che teme la rimonta di Cristiana Cavalli. Chiara Covili, ovviamente da Pavullo, Leila Burghiba. E Francesca Pastorelli con Claudia Petri. Panorama femminile in gara da 16 primi e 32 secondi. La conclusione anche per Patrizia Patracchini. Hanno corso con obiettivi diversi. Panorama junior, il panorama assoluto femminile. Le premiazioni, le prime 12 junior e le prime 15 assolute. Quindi davvero praticamente metà delle protagoniste. La cortesia di rimanere con noi. Parallelamente, ricordava Galassini, che ha faticato assieme a Marco Vedeschi poc'anzi, pulmini in navetta per Dolce Spogliatoi, pronti a partire ovviamente da Pool Car, quindi a carico pieno. Ecco, dobbiamo un attimino trovare un punto d'incontro per ovvi motivi logistici. Susi Frisoni in evidenza. Te caldo. È brava la teta romagnola. E altrettanto l'attenzione ritrova Flavia Mezia della Quadela di Bologna, quando inesorabilmente ci lasciamo alle spalle oltre 17 minuti il finale, tutto Molificio modenese, il finale elegante della Melotti sulla Bellini, il duello che vede patire l'atleta di San Felice sul Panaro. Con Greta Gianotti, sono i colori della Self Montanari Gruzza. La rimonta generosa di Carmen Pigoni, la casacca dell'MDS, Alice Kerciu, che invece vive due passi da qui, per lei una sorta di gara a chilometri zero, in una battuta che si lega alla comodità di parte delle protagoniste in gara, Marica Longo. La rimonta di Chiara Boschini, reggiana di Tuano, che ora procede di misura Rita Gabellini della Romagna Running. Ricordo ancora, per chi semmai si è perso il Carpe Diem, l'attimo fuggente di una gara che ha visto la bella vittoria quasi annunciata di Nina Paterlini, la gara in rimonta con il secondo posto di Laura Ricci e la conferma di Chiara Casolari, una dei talenti del Molificio modenese Cittadella, oggi orfana ancora dell'infortunata che avremmo voluto raccontarvi volentieri, Cristina Santi, la campionessa italiana allieve di Varese 2011. E allora ti prendo la parola per quanto riguarda il cerimoniale di premiazione. Già grazie, di ciao Johnny, grazie altrettanto. Le prime 15 senior e le prime 12 junior alla facciamo un brindisi. No, vai te, no, basta così. No. Adesso lo tengo. Dal cerimoniere, il assessore al Comune di Scandiano. Marco, Dreda Strunzedi, la Ferpa. Noi ci abbiamo visto anche già arrivato il campione olimpico Stefano Baldini, che invitiamo anche noi qui presso la zona di premiazione. Va bene, benissimo, perfetto. Ma sai, ti dico la verità, Marco, se c'è una cosa che mi piace sempre raccontare sono le campestre. Davvero? Oh, vado, io mi esalto. Forse ci se ne accorge, però io sono l'assento, ho fatto i mondiali, gli europei, i societari, però qua la campestre, per chi viene dal calcio come noi, calcio, Prato, mi dà un'emozione, non so spiegartelo. Poi la gara te la vedi, te la racconti, te la godi, insomma, cioè, e tua è bella. Poi qua al posto, poi se racconti anche... Forse è alzata, vedi un po' più in là, ma... Adesso abbiamo gli allievi. Allievi, qua, perfetto.
Poi se c'è un metodo organizzativo dietro, oddio, cosa è successo? È la Laura. A freddo? È una crisi di freddo. Allora, ancora un mese non messo un medio card. Ancora un mese non messo un medio card. A me non col break long, io corro, vedi che freddo. www.fida-live.tv ha potuto dare una prima occhiata al percorso e a dare i suoi consigli su web. Intanto grazie di essere qui, una parola per tutti i ragazzi che oggi stanno gareggiando. Fino a questo momento gare molto belle, il percorso è assolutamente fantastico e appropriato per un cross-regionale. No, questo è un bel percorso, oggi potresti fare anche un capo italiano individuale. Adesso senza fare troppo crazy, però Marco che può fare un bel lavoro. Ah, qua sì, logistica. Allungarci un attimo nei campi, che c'è un po' più in là così. Guarda, è vero, perché se lo fanno in Val Sugana, te puoi portare che è un mostro tiro al culo. Val Sugana. Mi canto, fra due domeniche, Ciao Claudia. Ciao. Po- sai, e meno riesce a rompere il fiato. Insomma, se tu scendevi a Rubiera e venivi qua correndo, l'avevi rotto il fiato. Ma sai, io sono abituata a correre in mezzogiorno, in quest'ultimo periodo correvo sempre col sole. Ma c'è il sole? Scusa, arrivi il sole a Ferrara in questi giorni? Arrivi il sole? Sì. No, sto scherzando. Allora, vediamo pronto qualcosa, quindi abbiamo pronto le categorie senior, quindi andiamo con le prime 15, chiamiamo la vincitrice. Un attimo solo. Cocchi, ti prendo un attimo la linea perché siamo sull'area di partenza della categoria allievi, così creiamo ovviamente le condizioni ottimali per portare l'attenzione ai 51 atleti della prova allievi. Che... Vai pure. Io da leggere i primi 15 classificate donne del cross corto. Prima classificata Paterlini Daniela della Corradini, Calcestruzzi e Celso Lubiera. Al secondo posto abbiamo Ricci, Laura, sempre dalla stessa società. Ah, un attimo, una piccola difficoltà per Laura. Al terzo posto, Spagnoli, numero 51, Spagnoli Anna della Romagna Running. Vincenzo. Sì, vabbè, ma mole, siamo in perfetto. Dai, non con. Lo sport al comune di Scandiano, grazie, ci può aiutare con. Aspettiamo fino a Pio, Prima classificata, abbiamo detto Paterlini Daniela della E là. Dai, ce la fai. Mentre ecco è partita la terza gara in programma, quella degli allievi. Hai il tempo allora questo punto. Sì, Laura Ricci abbiamo detto un attimo in difficoltà per recuperare, la vedremo subito dopo. A terzo posto, sempre premiata dall'assessore, prego assessore Pievicini, da parte di questa premiazione. Abbiamo detto Anna Spagnoli della Running Romagna. Al quarto posto Josefu Rica della Atletica Faenza. Rosario Federica, che è dell'Atletica Faenza. Va bene. Poi abbiamo Pierli Fiorenza della Corradini Calcestruzzi di Ubiera. Poi abbiamo al sesto posto Rosa Alfieri della Atletica 85 Faenza.